Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha la convinzione giuridica che l'appello sarà rigettato in merito alla decisione attesa per oggi, ma che arriverà domani, della terza sessione del Consiglio di Stato chiamato ad esprimersi sull'appello presentato dal ministro Alfano, dal prefetto di Napoli Musolino e da due associazioni contro la sentenza della TAR Campania che ha reintegrato il sindaco nelle sue funzioni. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è ancora tra coloro che sono sospesi. Si conoscerà domani il futuro del primo cittadino. È durato infatti circa un'ora e mezza, a partire da poco dopo le 12, l'esame in Camera di Consiglio di fronte alla terza sezione del Consiglio di Stato degli appelli presentati dal governo e da due associazioni sul caso De Magistris. I ricorrenti hanno impugnato la decisione del TAR Campania, che di fatto ha reintegrato nella carica di sindaco di Napoli De Magistris, dopo che era stato sospeso in base alla legge Severino in seguito alla condanna nell'inchiesta Why Not. La decisione è attesa entro domani. Dal punto di vista esclusivamente giuridico, il primo cittadino si è detto sereno perché convinto, persuaso e determinato ad andare avanti fino a fine mandato. Vi sembrerà strano, ma per me è un giorno come un altro, perché insomma io vivo, diciamo, di attese istituzionali, spesso molto curiose, da circa 20 anni. Quindi non è il primo giorno, diciamo, istituzionalmente significativo. Lo è sicuramente per la città di Napoli, io lo vivo con grande serenità, ho la convinzione giuridica che l'appello è totalmente infondato, quindi se dovessi fare un ragionamento esclusivamente giuridico non c'è proprio di cosa di cui parlare, ma sono sereno soprattutto perché sono ormai convinto, persuaso e determinato, qualunque sia la decisione, arrivare alla fine del mio mandato. Se dovesse andare male continuerò a fare a tempo pieno il sindaco di strada, il che francamente ha pure un suo fascino e un suo interesse, quindi sono mai stato così sereno come in queste ore. CGIL, CISL, UIL, l'associazione Mai più amianto hanno promosso per sabato 22 novembre alle 10 un presidio dinanzi alla Prefettura di Napoli per rivendicare giustizia, risarcimento, bonifica e sorveglianza sanitaria per gli ex esposti all'amianto. Dopo la sentenza Eternit emessa dalla Cassazione, alle 11 una delegazione di sindacalisti e familiari delle vittime incontrerà il prefetto. La sentenza di annullamento, infatti, per prescrizione della condanna inflitta al magnate svizzero, secondo il sindacato, apre una ferita profonda, lacerante, tra i tanti familiari delle vittime superstiti che riponevano nell'ultimo atto del processo, iniziato nell'aprile del 2009, le aspettative di giustizia e di riconoscimento del diritto al risarcimento, così come sentenziato nel primo grado di giudizio e poi in appello. Momenti di tensione a Napoli per lo sgombero di un mercato abusivo da Piazza Leone. I commercianti, circa un centinaio all'arrivo delle forze dell'ordine, hanno posto resistenza, salvo poi convincersi a lasciare la piazza e scenare un blocco stradale in corso Garibaldi. Gli abusivi erano stati trasferiti dal comune una ventina di giorni fa da Piazza Leone, dove godevano di una vecchia autorizzazione provvisoria, nei pressi del mercato caramanico di Poggioreale. Non ritenendo però idonea alle loro esigenze la nuova destinazione, ieri i commercianti si erano riappropriati della piazza nei pressi di Porta Capuana. L'accampamento Roma di via Gianturco a Napoli, dove la polizia ha notificato l'ordine di sgombero a circa 50 persone, si presenta in condizioni critiche dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario ed epidemiologico a causa della mancanza di servizi igienici e fonti di approvvigionamento di acqua e per la presenza di notevoli cumuli di rifiuti anche pericolosi. Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno notificato ai Rom che occupano abusivamente un'area di circa 700 metri quadrati un atto di sgombero di un terreno di proprietà privata adibito ad accampamento con baracche e muratura nella zona di Gianturco. Gli occupanti hanno 7 giorni di tempo per andare via, si tratta di 70 persone, 20 dei quali bambini. A condurre l'operazione è la sezione di polizia municipale presso la Procura di Napoli, guidata dal capitano Salomone con il coordinamento della Procura di Napoli. L'operazione, secondo quanto riferiscono dalla Polizia Municipale, si è svolta senza problemi.
La Guardia di Finanza di Aversa ha sequestrato a Cimitile più di 3 tonnellate di sigarette di contrabbando per un valore complessivo di vendita di 450.000 euro, arrestando un 56enne del posto. È il secondo ingente quantitativo in pochi giorni, dopo quello di 3 tonnellate avvenuto il 14 novembre a Pozzuoli. Da diversi giorni i carabinieri della compagnia di Casoria attendevano l'arrivo di un tir sospetto con targa ungherese carico di sigarette di contrabbando. Le informazioni acquisite dai militari erano esatte, perché oggi all'alba, nei pressi di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, le gazzelle dell'arma hanno intercettato e bloccato l'atteso tir ungherese con motrice azzurra e telo grigio carico di 250 casse, circa 2,5 tonnellate di sigarette. L'autista, un ungherese di 34 anni, si è fermato senza opporre resistenza. Inizialmente ha tentato di sviare l'attenzione dei militari esibendo i documenti di circolazione, ma quando i carabinieri sono andati direttamente ad aprire il portellone posteriore del tir, l'uomo non ha aggiunto parola. Dopo aver scaricato le bionde dal cassone dell'auto articolato, tutto il veicolo è stato perquisito accuratamente. Ora sono in corso le indagini per stabilire l'esatta provenienza e quale sarebbe stato il canale di distribuzione dell'ingente quantitativo di sigarette italiane provenienti dall'estero, un carico che avrebbe fruttato circa 350.000 euro sul mercato del contrabbando. L'uomo è stato arrestato e sarà processato per direttissima. Evitare di ridurre il confronto ad un referendum tra personalità si rischia di ripetere quello che è avvenuto nel 2011, auspica il ministro della Giustizia Andrea Orlando, parlando dei contrasti presenti all'interno del Partito Democratico Campano in vista delle regionali. Il candidato del PD alla presidenza da statuto andrebbe scelto mediante primarie, ma in vasti settori del partito prevale la volontà di trovare un candidato condiviso che poteva essere l'ex PM Anticamora Raffaele Cantone, se questi non avessero declinato l'invito. Proprio il nome di Orlando da settimane circola come uno di quelli in grado di mettere tutti d'accordo, anche se il ministro alla sua eventuale candidatura ha sempre anteposto il discorso di un progetto comune sul quale chiamare un arco di forze di soggetti sociali anche più largo del semplice perimetro del PD e del centro-sinistra, poi la scelta di un candidato che sappia far vivere questo progetto. L'occasione è la presentazione del libro di Umberto Ranieri dal titolo Napolitano, Berlinguer e la Luna. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, interviene sulla questione politica rispetto al PD. Sostiene che si stia giocando una battaglia cruciale sullo spazio di autonomia per la politica nella dimensione europea. Per Ranieri, autore del volume L'analisi storica necessaria per interpretare l'evoluzione della politica attuale. I partiti vivono un momento di grande difficoltà, si è indebolito il loro rapporto con la società. Si è impoverita la loro capacità di iniziativa. Mi auguro che vi sia una ripresa della politica perché la politica è essenziale. E tuttavia la condizione perché la politica riprenda è che ritrovi un rapporto con la vita della gente, con la vita delle donne e degli uomini in carne ed ossa, con i loro problemi, le loro sofferenze, i loro bisogni. All'incontro è intervenuto anche il candidato del PD, Andrea Cozzolino, che la scorsa settimana ha dato il via alla sua campagna elettorale. Ci uniremo e lavoreremo per battere Stefano Caldoro e il centrodestra a marzo, come è giusto che sia. Non vedo un Matteo Renzi impegnato a far vincere Stefano Caldoro, quindi non capisco perché ci fate queste domande. Noi siamo impegnati a creare le condizioni perché il prossimo marzo, aprile, maggio, adesso ci sia il centrosinistra alla guida della Regione Campania. Come abbiamo visto, non si placano le polemiche per le primarie del Partito Democratico in Campania. Per le prossime elezioni regionali in campo, vecchie e nuovi candidati in un partito spaccato al suo interno che dovrebbe trovare la quadra entro il 14 dicembre, giorno in cui si dovrebbero svolgere le primarie. Intanto l'europarlamentare Andrea Cozzolino, come abbiamo visto, ha aperto la sua campagna elettorale, ma scende in campo anche il nuovo con Michele Di Salvo. Michele Di Salvo, candidato alle prossime elezioni primarie del Partito Democratico, se ci saranno e quando ci saranno, il caso di dire, una data prevista è il 14 dicembre, ma cosa accade in questo Partito Democratico che non riuscite a mettervi d'accordo nemmeno per le primarie? Non accade nulla di straordinario rispetto ad altre regioni, ad una parabola del partito. Accade una cosa abbastanza semplice, che chi è maggioranza in questo partito, almeno formalmente, almeno da 9 mesi doveva esprimere comunque delle candidature unitarie, dei nomi nuovi o comunque capaci di essere dei nomi di sintesi. Questo non è avvenuto, ne prendiamo tutti quanti atto,
c'è un confronto tra delle proposte alternative e complementari di due persone storiche del Partito Democratico, diciamo dai tempi del PCPDS, che sono Vincenzo De Luca e Andrea Cozzolino, e a queste due proposte, in maniera complementare, in maniera integrata, ci sono quella mia e quella di Angelica Saggese. Non c'è il rischio che per queste problematiche interne al partito si parli poco poi dei programmi, che è quello che dovrebbe più interessare poi all'opinione pubblica, alla gente, per un futuro della regione? Guarda, io sono stato il primo candidato che ha detto quasi masochisticamente che tutti erano legittimati quando si diceva che Cozzolino o De Luca non erano legittimati a partecipare. Sono stato il primo a dire, indipendentemente dalle date, da quando ci saranno le primarie, dai termini, alle persone interessano i programmi, che non sono solo quello che tu farai o che vuoi fare nelle intenzioni, ma sono anche con chi vuoi realizzare quelle cose, il metodo con cui le vuoi realizzare e soprattutto indicare in maniera chiara con chi tu non vuoi stare, con chi non vuoi realizzarle. E ho detto a De Luca Cozzolino e Angelica Saggese: incontriamoci, vediamoci, scegliete voi il luogo, il posto, la data, l'orario e facciamo un confronto, che sia un confronto su delle proposte attorno alle quali tutto il Partito Democratico internamente ed esternamente si andrà a confrontare per scegliere la sua classe dirigente. Secondo la Procura della Repubblica di Napoli, Giuseppe Mallardo, 46 anni, esponente di spicco dell'omonimo clan arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza di Cassino, era solito utilizzare strutture societarie riferibili a terzi per realizzare truffe ai danni di diverse compagnie assicuratrici nel settore dell'assicurazione obbligatoria di autoveicoli. Il gruppo coordinato da Mallardo, riferisce il procuratore aggiunto della Repubblica, si occupava dell'organizzazione di falsi sinistri, di procurare false residenze degli assicurati in località con tariffe più convenienti, di intestare in maniera fittizia polizze assicurative ad inesistenti consorzi. In sala giunta a Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del direttore dell'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia, UNICRI, Jonathan Lucas, è stato presentato il rapporto conclusivo del progetto Voci contro il Crimine, che l'UNICRI, come ha spiegato il presidente, ha sviluppato in cooperazione con il Comune di Napoli. Questa iniziativa per me è fondamentale, perché è un'iniziativa che si occupa di prevenzione del crimine e nelle quali le vittime che occupano una posizione centrale nella componente giudiziaria delle vicende criminali non hanno solamente, diciamo, il ruolo di coloro che portano il peso della criminalità, ma hanno la loro voce, è un motore di cambiamento e la loro esperienza può diventare una componente di un processo di prevenzione e di assistenza. Per noi è anche un'opportunità di mostrare che Napoli può diventare un esempio, perché le vittime appunto possono indirizzare questo cambiamento e possono aiutarci a prevenire il crimine. È stato sorpreso con una pistola Beretta 6,35 mentre era in bico lungo a San Matteo nel centro di Napoli. Un ragazzo di appena 18 anni è stato arrestato dai carabinieri. L'arma era munita di 4 colpi. La pistola è stata inviata al gruppo raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma per le opportune verifiche. Il giovane invece è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale. La sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Pozzuoli è stata inaugurata dal responsabile nazionale della Protezione Civile, il prefetto Gabrielli, dall'assessore regionale Edoardo Cosenza, dal sindaco di Pozzuoli Figliolia. La struttura realizzata in via Vittorino, nel rione Monteruscello, è disposta su 600 metri quadrati ed ospita 12 dipendenti distaccati del comune di Pozzuoli e sarà operativa H24. Ci saranno anche gli uomini della Croce Rossa pronti all'occorrenza ad operare interventi di primo soccorso a bordo dei mezzi nautici della Guardia Costiera nel Golfo di Napoli. La novità è stata sancita attraverso la firma di un protocollo d'intesa tra Croce Rossa e Guardia Costiera, firmato nella sede del Corpo Marittimo a Napoli dall'ammiraglio Antonio Basile, comandante della Capitaneria di Porto di Napoli, e dalla presidente del Comitato Provinciale di Napoli della Croce Rossa Paolo Monorchio. Il documento, ha spiegato l'ammiraglio Basile, prevede che tra l'altro all'occorrenza ci sia l'imbarco di personale della Croce Rossa italiana abilitato a bordo dei mezzi navali della Guardia Costiera.
Si tratta della formalizzazione di una collaborazione già esistente, seppur in maniera occasionale quando ce n'è stato il bisogno durante le emergenze. Oggi si stabiliscono con esattezza le regole del gioco di questa sinergia e vedrà operare insieme Guardia Costiera e Croce Rossa Italiana sia nell'ambito marino attraverso la formazione di equipaggi pronti a intervenire nelle emergenze marittime, sia a terra in una opera vicendevole e reciproca di formazione del personale pronto a intervenire. Da qui poi l'estensione anche ad altri ambiti come possono essere le scuole per una formazione dei ragazzi. Questo tipo di supporto, ha spiegato il presidente della Croce Rossa Monorchio, mira a favorire l'intervento di primo soccorso sanitario in mare, fornire assistenza e a stabilizzare, assistere feriti, traumatizzati e ammalati dal luogo del sinistro nelle fasi di recupero e del trasbordo e trasporto sino al luogo dove potranno ricevere assistenza dal personale sanitario. Assolutamente i nostri amici migranti sono persone come noi che hanno le malattie come le abbiamo noi, non abbiamo verificato nessuna malattia particolare, tantomeno casi di Ebola. Io credo che occorra naturalmente dare supporto di tipo anche sanitario a queste persone che arrivano in Italia in condizioni terribili, ma patologie particolari, posso rassicurare i cittadini napoletani, non abbiamo avuto. Anche Confesercenti Campania aderisce alla garanzia giovani. Il presidente Vincenzo Schiavo e l'assessore al lavoro della regione Campania Severino Nappi hanno siglato il protocollo per il programma voluto dall'Europa e destinato ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni. Il programma si avvia dunque, ha sottolineato Nappi, a diventare strutturale, nel senso che non solo sarà attivo fino alla fine del 2015, ma rientrerà anche nella prossima programmazione dei fondi comunitari 14-20. Si avvia alla conclusione con una serie di eventi clou, come il concerto del maestro Riccardo Muti, il tanto vituperato Forum Universale delle Culture. Un flop per tutti quelli che si aspettavano una kermesse di respiro internazionale sulle orme delle precedenti edizioni, via di Barcellona e Monterrey in Messico. Difendono le scelte però il Comune di Napoli e il commissario del Forum, Daniele Pitteri, che ha fornito il programma conclusivo dell'evento nel corso di un incontro che si è svolto al PAN di Via dei Mille. La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per 35 disoccupati che si riconoscono nella sigla BROS, acronimo di Budget Individuali per il Reinserimento Occupazionale e Sociale. A tutti i PM contestano il reato di associazione a delinquere, inoltre a vario titolo i reati di interruzione di pubblico servizio, furto, invasione di edificio, violenza privata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'inchiesta verte su alcune mobilitazioni di protesta del 2011 nel corso delle quali avvennero atti di violenza. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Come sempre vi ricordo che all'Ente di Ingrandimento, uno spazio di approfondimento dedicato alla città di Napoli, ogni settimana è ospite il sindaco Luigi De Magistris, che risponde alle vostre domande e che potete inviare all'indirizzo redazione@televomero.it. Arrivederci. All'Ente di Ingrandimento ogni settimana con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che risponde alle vostre domande. Scrivete a sindaco redazione@televomero.it. Scrivete.